Siamo con Letizia Camera, altra speranza azzurra del volley piemontese, partita da lontano, dalla provincia di Alessandria. Raccontaci qualcosa di allora. Beh, i ricordi sono senza dubbio bellissimi, dal mini volley nello Sporting Acqui in cui sono cresciuta, ho fatto tutte le tre fila, quindi mini volley, super mini volley, tutti gli under, abbiamo portato il primo titolo provinciale under 13 allora nel 2005 e niente, da lì è iniziata poi quella che per ora breve carriera, però comunque devo ringraziare sicuramente gli allenatori Giusy Petruzzi che ancora fa mini volley, Massimo Lotta che ora a Pavia in A1, che sono stati coloro che mi hanno iniziato e dato le basi per poi tutto il resto che è venuto. Titolo regionale Under 13, sei stata subito notata dai selezionatori della squadra piemontese che ti hanno portato in selezione e anche qui c'è stata una bella parentesi di 2 anni. Sì, con Moglio abbiamo sia nel 2006 a Norcia con i 91-92 e poi l'anno dopo nel 2007 a Chianciano Terme dove con la selezione 92-93 abbiamo anche vinto il trofeo delle regioni, quindi è sicuramente un bellissimo ricordo, una delle prime vittorie importanti che ho avuto e sicuramente porto dietro ancora delle amicizie di quel gruppo e tanti ricordi bellissimi. Dopo quella vittoria, il grande salto nella pallavolo che conta. Da Acqui dove sei andata a finire? All'Asistel di Novara, dove ancora tuttora gioco. E ho fatto anche lì la trafila dalle giovanili, dall'Under 16, Under 18, e poi la Serie C, la B1, fino ad arrivare adesso alla Serie A1, dove gioco. Anche lì con l'Asist e con le giovanili hai avuto delle belle soddisfazioni. Sì, abbiamo vinto 2 o 3 anni consecutivi, adesso non mi ricordo più, il campionato regionale e siamo andati a fare le finali nazionali dove purtroppo non è arrivato lo scudetto, però comunque delle medaglie di bronzo, un terzo e un quarto posto e ho partecipato anche alle Gor League, che sono il campionato di Lega per i giovani e niente, adesso purtroppo il giovanile è finito, sono più dentro. Però. Ed veniamo invece al titolo mondiale, europeo prima e mondiale con la nazionale juniores di quest'anno. Sì, beh, nel settembre 2010 prima l'europeo e poi quest'estate a luglio in Perù è arrivata la vittoria più bella in assoluto che è stato il mondiale e niente, porto dietro ricordi bellissimi, anche stamattina indossare questa divisa è stato un orgoglio perché l'ultima volta comunque è stato là e è stato veramente una cosa bellissima, tutto a livello umano, a livello sportivo, e un'emozione incredibile che ancora anche perché adesso di questa nazionale tu sei la regista titolare. Sì, esatto, quindi comunque un orgoglio in più, comunque tutta la squadra ha vinto, eravamo 12 ragazze, un gruppo unitissimo, affiatate, ancora adesso ci sentiamo con alcune anche tutti i giorni, ci ritroviamo sui campi con l'Inserie A che è una cosa straordinaria e è veramente un ricordo bellissimo. Continuo a riguardare la finale un sacco di volte e ormai so tutto a memoria, però continuerò ancora a riguardarla perché è un ricordo bellissimo. PVO, il volley vive qui.